Buongiorno, oggi 25 marzo è stata istituita dal Ministero una giornata di Dante Di per ricordare il nostro maggiore poeta. Questa giornata cade in un momento triste e molto delicato per la nazione, non soltanto per la nazione. Qui con la quarta D del Liceo Classico Umberto, su iniziativa dei ragazzi che mi hanno contattato ieri pomeriggio, abbiamo deciso di in qualche modo, a maggior ragione perché il momento è triste, ricordare il poeta e può essere uno strumento utile anche sotto il profilo emotivo e comunitario per tutti quanti. E abbiamo deciso di leggere il sesto canto del Purgatorio. Perché proprio il sesto canto? Perché in quel canto due poeti mantovani che appartengono a due età completamente diverse, il pagano e maestro per Dante, Virgilio, e invece il poeta vissuto nel XIII secolo, Sordello d'Agordo, cristiano che scrive in provenzale, idealmente si abbracciano. E noi vorremmo che questo abbraccio tra due mantovani diventasse anche l'occasione per abbracciare noi qua dalla Sicilia, i fratelli lombardi che stanno affrontando un momento delicato. E per rivolgere a tutti quanti, anche ai tanti siciliani sparsi, figli, parenti, amici, al nord e fuori, un pensiero di affetto in un momento molto triste. Certo, questo sesto canto ha delle valenze importanti. Intanto è riduttivo dire che il sesto è il canto politico per eccellenza, perché in Dante è quasi tutto politica. E il sesto canto si apre con un approccio in cui Dante quasi trionfalisticamente ricorda che lui ha vinto il suo gioco d'azzardo, fa riferimento al gioco dell'azzardo, cioè al gioco dei dadi. Lui ha vinto il suo azzardo perché si trova in purgatorio, perché sta compiendo un viaggio che lo porterà, proprio in questo canto gli viene ribadito da Virgilio, a incontrare la sua amata Beatrice, e lo porterà poi fino al cielo. E immediatamente all'inizio del canto c'è un riferimento alla pietas cristiana, il senso del perdono, che è fondamentale. Le anime pregano Dante affinché Dante preghi per loro e affinché in qualche misura possano accelerare il loro processo di purificazione. E la pietas cristiana è per Dante la cifra interpretativa di questo canto e della cantica, una pietas che gli deriva direttamente dalla lezione di Dio, non per il tramite della Chiesa. Ricordiamo che nel terzo del Purgatorio si esalta nella figura di Manfredi la bontà infinita che ha sì gran braccia. La bontà infinita è quella di Dio. E, il canto all'interno della cantica, nell'anno del Giubileo, intende proprio esaltare la funzione del perdono. Al di là poi delle scelte che magari sulla politica anche la Chiesa aveva fatto contro Manfredi. Quindi è un invito generale al perdono. Certo, il punto più importante è il momento in cui dall'abbraccio tra Sordello e Virgilio scaturisce una riflessione che è molto critica per la concezione politica dell'Italia. Facendo prevalere la corda dell'indignazio, dello sdegno, Dante accusa la classe politica italiana di aver fatto degradare l'Italia, una condizione di donna di malaffare. Certo, è un momento delicato per la patria questo, e se si volessero riattualizzare i versi di Dante, e magari forzandoli, per cercare un qualche collegamento con i nostri terribili giorni, e però Italo Calvino ci ha insegnato nelle lezioni americane, a proposito della classicità, che tradire e forzare un testo classico in qualche misura significa anche idealmente avvicinarsi a questo testo. E perché avvicinarsi? Perché il testo classico ha dentro di sé una tale pluralità di corde, di valori, che può apparire sempre interno, sempre utile. Certo, noi questo testo l'abbiamo studiato bene in classe, non è la stessa cosa la didattica a distanza. La scuola ha bisogno del contatto fisico, delle aule dove l'emotività, la vita pulsa degli studenti e anche dei professori. Però ci accordiamo a questi periodi di cattività e ricordiamo anche quello che diceva Cicerone nel Proarchia. Lo studio nelle circostanze avverse è un rifugio, un rebus adversis per fugium. E noi a questo rifugio,
ci attacchiamo oggi più che mai, sperando che quella politica che Dante denunciava come faziosa, come troppo legata ad autonomie locali che finivano con il dividere e non creare una forma di ricchezza, sappia oggi, in un momento così difficile per la nostra nazione, evitare che la navigazione della nave Italia vada degenerando in una tempesta come una nave senza nocchiere, che ci sia un senso di responsabilità della classe politica. E qui, infine, vorrei ricordare quello che 100 anni fa disse un presidente del Consiglio che era un giurista ed era palermitano ed era un liberale, Vittorio Emanuele Orlando, che a quel punto disse: resistere, resistere, resistere. E questo invito lo voglio fare oggi, che invece non abbiamo un presidente del Consiglio palermitano, ma un stimatissimo presidente della Repubblica palermitano. Resistere, resistere, resistere. E ora prepariamoci come si deve ad accogliere Dante, perché è un privilegio poter studiare i classici e poter attingere alla loro infinita ricchezza e attualizzazione. Quando si parte il gioco della Zara, colui che perde si rimandolente, ripetendo le volte e Cristo impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi e qual di dietro il prende, e qual dal lato gli si reca a mente. El non s'arresta, e questo e quello intende. A cui porge la man, più non fa pressa, e così dalla calca si difende. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia, e promettendomi scioglia da essa. Qui v'era l'aretin, che dalle braccia fiere di chi in di tacco ebbe la morte, e l'altro cannegò correndo in caccia. Qui vi pregava con le mani sporte Federico Novello, e quel da Pisa, che fe parer lo buon Marzucco forte. Vidi Conte Orso e l'anima divisa, dal corpo suo per astio e per inveggia, come dicea, non per colpa commisa. Pier della Broccia, dico, è qui proveggia, mentre di qua la donna di Brabante, sicché però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar fu il caltri pieghi, sicché savaggi lor divenir sante. Io cominciai. È il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo che decreto del cielo orazion pieghi. E questa gente prega pur di questo. Sarebbe dunque loro speme vana, o non m'è il detto tuo ben manifesto? Ed egli a me, la mia scrittura è piana, e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana, che cima di giudicio non s'avvalla, perché foco d'amor compie un punto ciò che de soddisfare chi qui s'astalla. È là dove io fermai cotesto punto. Non s'ammendava per pregar difetto, perché il prego di Dio era disgiunto. Veramente, a così alto sospetto, non ti fermar se quella non ti dice che il lume fia tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi, io dico di Beatrice, tu la vedrai di sopra, in su la vetta di questo monte, ridere e felice. E io, signore, andiamo a maggior fretta, che già non m'affatico come dianzi, e vedio mai che il poggio l'ombra getta. Noi anderemo con questo giorno innanzi, rispose, quanto più potremo mai. Ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sia lassù, tornar vedrai, colui che già si copre della costa, sicché i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che posta sulla soletta in verso noi riguarda. Quella ne insegnerà la via piuttosta. Venimmo a lei, o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciava nel gir solo sguardando, a guisa di leon, quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando. Ma di nostro paese e della vita ci inchiese, e il dolce duca incominciava, Mantua, e l'ombra, tutta in sé romita, sorse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: «O Mantoano, io son sordello della tua terra», e l'altro abbracciava. Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello.
Quell'anima gentil fu così presta sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi, e l'un l'altro si rodi, di quei con mure una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode, le tue marine, e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno, Giustiniano, se la sella è vuota? San sesso fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella. Sebbene intendi ciò che Dio ti nota, guarda come sta fiera e fatta fella, per non essere corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla... O Alberto Tedesco che abbandoni costei, che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcargli i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle caggia sopra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto, tal che il tuo successor temen sanaggia. Che avete tu e il tuo padre sofferto, per cupidigia di costà distretti, che il giardin dell'imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura di tuoi gentili, e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come oscura. Vieni a veder la tua Roma, che piagne vedova e sola, e dì e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. E se lecito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, solo i giusti occhi tuoi rivolti altrove? Oè, preparazion, che ne l'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto de l'accorger nostro sciscio che le città d'Italia tutte piene son di tiranni è un marcel diventa ogni villan che parteiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio l'arco, ma il popol tuo la insommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo sulicito risponde senza chiamare e grida, «I mi sobbarco!» Or ti fa lieta che tu benonde, tu ricca, tu con pace e tu con senno, se di che il ver l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fendo l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno, verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre, legge, monete, uffici e costume, hai tu mutato e rinnovate membre, e sebbene ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quell'inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore schermo.